Buongiorno a tutti, oggi mi trovo nel meraviglioso Comerico. Nel video di oggi andremo al rifugio Lunelli, faremo qualche fotografia e scopriremo anche quello che può succedere in una giornata dove cambia il tempo, perché troveremo un forte temporale, cambieremo location, andremo a San Leonardo, faremo altre fotografie, ma non mi dilungo oltre. Seguite questo video fino alla fine perché merita, iscrivetevi al canale e avanti con il video. Tante fotografie, tanti luoghi magnifici, ma soprattutto un tempo meteo pazzesco. Dietro a me abbiamo delle montagne meravigliose che adesso andremo a fotografare. Arriverò al rifugio Lunelli e poi da lì vediamo un po' l'escursione fotografica dove andrà a portarmi. La giornata è fantastica, guardate, ci sono delle nuvole incredibili. In questo momento sono le 2 del pomeriggio e chiaramente, essendo la luce molto forte, molto tagliente, che crea delle ombre nette, l'idea è quella di provare a fare qualche scatto in bianco e nero. Questo è il motivo principale per il quale forse qualche fotografia a colori la inserirò, però le condizioni di luce non sono proprio le condizioni migliori, perché non siamo né nell'alba e né al tramonto. Guardate questo piccolo abete, che meraviglia, ha questi aghi e poi questo timido inizio di ramoscello, che quando diventerà un po' più grande chiaramente si svilupperà. Ma guardate che colore, perché abbiamo un verde molto molto intenso, bellissimo, molto delicato e molto morbido. Si vede che è un abete giovane. Questo bosco è fenomenale, guardate quant'è rigoglioso. Siamo nel mese di giugno del 2023, ha appena smesso di piovere e in questo momento ci sono circa 25 gradi. Ci sono tantissimi fiori da poter fotografare, di colori veramente meravigliosi. Siamo in alta montagna e troviamo tanti fiori gialli, bianchi, lilla, veramente belli. Vediamo un po' oggi che cosa riesco ad immortalare. Ora mi trovo a 1568 metri sul livello del mare e sono esattamente davanti al rifugio Lunelli, guardatelo. In questo momento è chiuso, però è un rifugio molto bello e in lontananza abbiamo tutta la zona del rifugio Berti. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo delle indicazioni: rifugio Berti sulla destra, a sinistra passo Montecroce, Colesei con il raccordo, e poi in quella direzione abbiamo Val Grande, Lago Cadin e Selva Piana. Ma guardate che panorama spettacolare. Qui abbiamo tutta la Val Comelico, qua siamo in Comelico Superiore, in lontananza la valle che porta verso Padola e sulla destra tutte le catene montuose che dividono il Comelico dalla Val d'Ansiei. Guardate, spettacolare, guardate che montagne incredibili, veramente è molto bello. In questo momento ho tirato fuori la Nikon D750 e ho montato il 70-200. L'idea è quella di ritrarre questa porzione di paesaggio cercando di riempire tutto il fotogramma. Ho montato il filtro polarizzatore per avere un cielo più contrastato e per togliere quella seppur minima foschia che si va a formare durante queste ore del giorno. Adesso provo ad effettuare uno scatto seguendo le indicazioni che mi ha dato l'istogramma, per cui ho cercato di sottoesporre di un paio di stop le alte luci in modo da preservarle ed evitare che il rischio che la fotografia possa avere il cielo con minori informazioni. Guardate in quella direzione il cielo come è bello contrastato. Le previsioni del tempo ci raccontano che fra un'oretta dovrebbe arrivare un temporale, per cui
In questo momento ho il sole alle mie spalle che mi colpisce e che rende ancora più contrastata questa porzione di paesaggio. Anche qui farò una fotografia con il teleobiettivo perché riuscirò a concentrarmi su una porzione specifica e dandogli un attimino più di enfasi. Per cui guardate quella zona lì, quella è il Monte Spina, che è la montagna che divide il Comelico da quasi dall'Austria, diciamo che c'è un'altra piccola valle e poi siamo in Austria. Ora provo a fare lo scatto, la cosa interessante sarà riuscire anche a poi fare un'altra fotografia riprendendo il cielo, perché il cielo è veramente molto bello. Mi sembra quasi difficile da credere che fra un'oretta arrivi il temporale, però le previsioni questo mi raccontano e credo siano particolarmente attendibili, tant'è che il cielo veramente si sta coprendo particolarmente. Comunque vado avanti con lo scatto e vediamo un po' che cosa succede. Per ritrarre questa immagine ho utilizzato ISO 100 in modo tale da avere una fotografia molto pulita, quindi senza rumore digitale, f11, una estesa profondità di campo. Cosa significa? Significa che ho tutto a fuoco, sia le cose vicine che le cose lontane, e un quarantesimo di secondo che non potrei mai utilizzare se non avessi il cavalletto, perché chiaramente con un quarantesimo di secondo il rischio del micromosso è dietro l'angolo. In questi casi, essendo il 7200 posizionato sul cavalletto, ho chiaramente disattivato la stabilizzazione per evitare che faccia un danno alla stabilità delle immagini. Questa è la macchina fotografica. In questo momento quello che voglio inquadrare è questa piccola porzione di paesaggio con quelle meravigliose montagne sullo sfondo. Ho come impostazioni ISO 100, f11 e 1/80 di secondo. Ho leggermente sottoesposto l'immagine, sempre con l'intento di salvaguardare le alte luci presenti nel cielo. Ma guardate di che cielo sto parlando, guardate la meraviglia. Qui abbiamo una marea di tonalità diverse. Qui nella scala di Ansel Adams credo che ci si vada veramente dalla parte più chiara alla parte più scura della sua scala. Molto famosa soprattutto nell'utilizzo dei toni quando ci cimentiamo nella fotografia in bianco e nero. Guardate che bello. Tantissime sfumature. Ho appena sentito il primo tuono. Guardate il cielo dietro me, come si sta tingendo, cioè sia i colori che i rumori lasciano proprio intravedere, danno quasi un avvertimento a chi cammina lungo quei sentieri. Attenzione perché sta per arrivare un forte temporale. Qui le condizioni di luce sono particolari perché è chiaramente, essendo in questo momento le 2 del pomeriggio, le ombre sono molto incise, però devo dire che possiamo ricavare qualche bella fotografia anche in questo momento della giornata. Chiaro che ci sono altre situazioni che rendono il paesaggio molto più vellutato e molto più morbido, ecco, in questo classico gioco di luci ombre. Guardate che meraviglia. Guardate queste meravigliose creature. Che colori fantastici. Abbiamo un bianco incredibile con questo giallo ocra che fa da contrasto a questi fiori meravigliosi. Poi ci spostiamo di qualche centimetro e troviamo questi fiori altrettanto meravigliosi, di color giallo intenso, un giallo limone mescolato con un giallo più caldo che va sui colori delle ocre, le ocre gialle, mentre sui bordi dei petali abbiamo questo giallo limone che fa un contrasto caldo e freddo, quasi così, molto particolare dal punto di vista pittorico anche. Guardate questo, basta soffiarci sopra e perde tutte queste meraviglie, guardate. Se stavo a guardare le previsioni del tempo, oggi non sarei neanche uscito di casa, perché chiaramente
Guardi e vedi che fra un'ora arriva il temporale, arriverà il freddo, ci sarà il vento, la pioggia. Allora cosa faccio? Resto a casa o parto lo stesso? Magari faccio un giro più corto, cerco di restare più vicino alla macchina per evitare di fare escursioni troppo distanti, per evitare il pericolo, ma vado lo stesso, perché quando poi mi trovo in scenari tipo questo, dico che ho fatto bene. Guardate. Qua abbiamo un prato che è spettacolare, ricco di fiori, uno più bello dell'altro. Poi questa distesa di pini ed abeti e in lontananza il Monte Spina che sta diventando sempre più temporalesco. Si riesce a vedere anche qualche saetta di tanto in tanto. È chiaro che in questo momento l'idea della giornata mia, questa mattina io volevo andare proprio sulla Spina per fare qualche fotografia sul Monte Quaternà, però quando oggi pomeriggio ho fatto il passo Sant'Antonio e sono arrivato a Padova, vedendo le condizioni meteo ho detto no, qua è meglio restare fermi dove siamo, cambiamo zona ed evitiamo il temporale. Ho fatto bene perché guardate lì che roba, guardate lì che condizione molto molto difficile. Qualche fotografia sono riuscito a farla, adesso vediamo di cambiare obiettivo. Levo il 70-200 e provo a tirar fuori l'obiettivo macro per vedere di fare qualche fotografia ai fiori. E come era prevedibile, ora sta iniziando a piovere, per cui corro, scappo in macchina. Ma guardate che condizione meteo incredibile. Lì giù abbiamo il sole, qui sta piovendo, guardate che colori, e in alto a sinistra, in direzione del Monte Spina, c'è il sole con una nuvola che è illuminata perfettamente. Guardate, è veramente spettacolare. Ecco, la cosa incredibile è che nel giro di cosa? 10 minuti, un quarto d'ora? Siamo passati da oltre 24-25 gradi a 12. C'è un'escursione termica pazzesca. Sono uscito in maglietta e adesso ho quasi freddo. Per cui mi metto la felpa e provo a spostarmi. Vediamo se riesco a trovare un'altra location interessante, magari se smette di piovere, per fare qualche altro scatto. Ma guardate la particolarità di questa casa, com'è abbandonata a se stessa, con gli abeti e la vegetazione che riescono quasi ad abbracciarla. Pazzesco. Atmosfera molto suggestiva. E questo sottobosco meraviglioso che diventa ancora più contrastato dalla presenza dell'acqua che ha reso tutto molto più scuro nelle tonalità. Ora mi trovo a San Leonardo e sono rimasto circa tre quarti d'ora chiuso in macchina perché il temporale è stato molto forte. Ci sono ancora dei tuoni che credo si sentiranno anche dal video. E guardate in lontananza, abbiamo il Monte Jarnola e Comelico. Posto spettacolare. Lì sulla sinistra abbiamo l'abitato di Costa, subito dopo Costa di Soio, e tutte le montagne che portano in direzione di Sappada. Questa chiesetta è incredibile e guardate dov'è situata. Dall'altra parte della valle abbiamo Danta di Cadore con la sua chiesa e la sua torre. In lontananza il Passo Sant'Antonio che divide il Comelico da Auronzo di Cadore. Ma guardate che meraviglia, abbiamo tutto questo crinale meraviglioso. Guardate, stupendo. Ora speriamo che il temporale finisca e proverò a fare ancora qualche fotografia, se le condizioni meteo lo permetteranno. E guardate questa bellissima strada silvopastorale che porta in quella direzione. Si può raggiungere il lato opposto della spina, ma guardate la valle come si apre. Questo è veramente un paesaggio incredibile, incantevole. In questo momento mi trovo a Casamazzagno, Comelico Superiore,
patrimonio dell'umanità UNESCO, provincia di Belluno, e veramente luoghi fantastici. Ora sto andando in direzione di San Leonardo, guardate che chiesa meravigliosa, con questo campanile veramente incredibile, tutto realizzato in pietra. C'è questo cancello e qui si entra in questo luogo sacro. Sentite, c'è ancora il rumore del temporale, guardate che bella, bellissima chiesa. La popolazione di Casamazzagno, qui convenuta nel quarto centenario della consacrazione di questa sua chiesa, ricorda e rinnova con solenne e pubblica manifestazione l'atto di fede dei propri avi. Guardate questo portale, molto molto bello. Qui abbiamo un affresco, Beata Vergine delle Grazie, guardate, e qui abbiamo questa meraviglia di panorama, il Monte Jarnola, con in lontananza il Passo della Sentinella. Prima mi trovavo proprio in quella direzione lì così, e quando ha iniziato a piovere ho deciso di cambiare location, sperando di trovare un tempo migliore, ma guardate, spettacolare. Tra l'altro le condizioni di luce adesso stanno diventando veramente molto interessanti per qualche bella fotografia di paesaggio. Se smette di piovere tiro fuori la macchina fotografica e provo a fare qualche scatto. Questi sono luoghi magici e meritano di essere visitati. Venite a Casamazzagno in Comelico Superiore. Vi innamorerete di questi luoghi, fidatevi. Bene cari amici, ho fatto diversi scatti, guardate laggiù, che luce meravigliosa, veramente incredibile. Il gioco che riescono a fare le nuvole con quella luce è qualcosa di spettacolare. Adesso faccio un altro scatto e ve lo metto subito dopo. Guardate, c'è questo cielo che a vortice, molto molto bello, molto affascinante. Più sulla sinistra abbiamo tutta la catena montuosa dietro la chiesetta di San Leonardo, che è molto contrastata. Anche qui ho fatto alcuni scatti, guardate. Ecco, in questo momento si sta molto bene, l'unica cosa, c'è un pelino di vento e la temperatura è attorno ai 9 gradi. È scesa particolarmente, però valeva la pena aspettare l'oretta che ho atteso tra la prima e la seconda parte di questo video. Veramente valeva la pena. Se andate sul mio sito internet andreacostagallery.com, oltre a questo video troverete un approfondimento sui luoghi che ho visitato e tutte le fotografie che ho realizzato in alta definizione. È un'occasione per approfondire un attimino i luoghi meravigliosi che ho la possibilità di visitare, essendo che abito esattamente in quella direzione lì. Faccio il Passo Sant'Antonio e arrivo a casa, sono veramente molto fortunato. Guardate, anche lì abbiamo Costa, che è veramente una chicca, un paese favoloso, ma soprattutto abbiamo la possibilità di, fra un paio d'ore, di assistere ad un tramonto che sarà qualcosa di unico, perché è veramente qualcosa di unico. AndreaCostaGallery.com, il mio sito, se vi iscrivete anche al canale YouTube e se mettete un like mi fa piacere. Mi trovate poi anche su Instagram, dove posto quotidianamente fotografie e qualche storiella che vivo nel quotidiano. Ma guardate anche laggiù che cielo, qui praticamente ogni secondo che passa è un'occasione fotografica. Cari signori, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, restate sintonizzati e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!